Università di Siena, Comune e Provincia di Arezzo insieme per un progetto di orientamento al lavoro e per i giovani e le donne. È la sostanza di un accordo tra i tre enti che aiuterà i ragazzi e le giovani donne ad orientarsi nel complicato mondo del lavoro. Da marzo a maggio verranno proposti dei calendari destinati a studenti universitari, alle scuole superiori e anche ai docenti. Si inizia con i seminari di marzo dal titolo Pensare il lavoro, rivolto alle studentesse delle quarte e quinte classi superiori e alle matricole universitarie per superare pregiudizi e stereotipi di genere. Una delle missioni più importanti dell'università oggi è quella di aiutare non solo i laureati, ma gli studenti a porsi il problema del lavoro durante gli studi. Questo è, l'orientamento al lavoro è una priorità oggi per l'università. È stato proprio questo motivo che ci ha sollecitato a chiedere una collaborazione al comune e alla provincia per creare un coordinamento che aiuti i giovani nel momento più difficile della loro vita, che è quello della transizione dallo studio al lavoro, oppure la transizione anche verso il lavoro per chi si è già laureato o per chi non continua gli studi. Non è semplice, perché non basta avere studiato storia o matematica, ci vogliono delle competenze trasversali. Innanzitutto capire bene, va bene, che le professioni si possono fare più cose. Oggi l'educatore, domani il progettista dei servizi educativi o i servizi alla persona. Oggi il formatore, domani il responsabile delle risorse umane. Quindi iniziare a spacchettare il lavoro, che qualcuno ci aiuti, avere gli strumenti. In fondo, gestire un colloquio di lavoro, fare un curriculum vita non sono questioni semplici. Imparare a lavorare in gruppo, fare impresa. Ecco, allora, in questo, mettendosi insieme abbiamo costruito un curriculum. Va bene? Pensare il lavoro, formare gli insegnanti, dare agli studenti e ai giovani degli strumenti perché possano affrontare meglio la ricerca del lavoro. Saranno risorse importanti che noi cercheremo di utilizzare al meglio proprio per favorire l'inserimento lavorativo dei giovani nel mondo del lavoro e garantire loro una formazione a tutto campo per poter essere poi competitivi nel mercato. Sapete l'impegno che il Comune di Arezzo, l'assessorato alle politiche giovanili, sta mettendo e ha messo nel campo della ricerca del lavoro per i giovani. Questo è un ulteriore tassello che mette insieme gli enti più importanti preposti a questo, a partire dalla provincia, dal comune e dall'università. Mettiamoci insieme, costruiamo sinergie assieme anche al sistema economico, che è molto importante perché si possa dare servizi, opportunità e formazione.